Sa che qua a fianco c'è il mio amico e collega che ha scritto un libro, <ride> che io tiro fuori anche oggi, mi fa ridere perché si imbarazza. Fabio Massa sì, no? prima sì. scrive libri, poi li deve promuovere, poi però si imbarazza, <ride> diventa tutto rosso. Vabbè, comunque, Fabio Massa. Allora, tu continui a. No, anche nel tuo libro che io non ho avuto la fortuna di leggere, fra le altre cose, perché nemmeno me l'ha regalata. Allora, perché me esce è, oggi la, esce oggi per cui non esce lo so, oggi. io vado così, l'ho sfogliato, ho detto: beh, Speriamo. Quello è la tua copia, Barbara. Non ah, lo sì, allora <ride> ah, ecco, allora finalmente Se lo leggerò. Però, però gli ho dato una, una sguardatina, per cui ti chiedo. Uh, e poi così ne parliamo con i nostri ospiti e lo, ritorniamo su questo argomento per l'ennesima volta. Però, guardate, vi assicuro che i cittadini lo vogliono sapere. Il tallone d'Achille di questa sanità in questo anno di Covid è stata, l'abbiamo detto, la medicina di base, è stato il fatto che non ci fossero i protocolli. I medici di base, poverini, si sono trovati anche in una situazione, non sapevano cosa prescrivere, è stato il fatto che noi siamo andati in guerra per primi in regione allora. e poi. Qual è stato il motivo? Dov'è allora, questo tallone d'Achille, allora, Fabio Massa? Allora, sì, intervisti me, però va bene. Allora, il, eh, il libro è, è, innanzitutto, si chiama Fuga dalla città ed è incentrato su Milano e anche la zona vasta di Milano, perché più o meno è un terzo degli abitanti della Lombardia. Eh, Fuga dalla città perché? Questo titolo ha, è evocativo, ma vorrei anche chiarire che cosa nasconde dietro. Fuga dalla città perché... Quello che mi è rimasto più impresso della pandemia dell'anno scorso era questa gente che scendeva dalla stazione centrale, vi ricordate lo scalpiccio, con eh, queste valigie, cercando di tornare a casa, magari nel sud Italia o in altri posti d'Italia, scappando da questa regione che stava per diventare rossa. Ora, è stata un'immagine molto forte perché, mentre Milano già mente attrae, in quel caso Milano da Milano si fuggiva, si, si fuggiva e, e chi non poteva fuggire da Milano doveva rimanere a Milano. Ma è anche un fuga dalla città non solo legato alla pandemia, ma allo smart working. No, ci pensate, tutti quelli che abitano fuori Milano, magari a Varese, a Como o in provincia di Milano, si recano a Milano per lavorare. Sono milanesi, ma da quando sono in smart working rimangono nelle loro case. Quindi. Sono fuggiti anche la loro la città, non per loro volontà, ovviamente. Ma secondo te? Alla fine: il tema, vero cosa... è, il tema vero è: però tu fuggi da Milano, eh. ma dove puoi andare? La verità è che la realtà delle cose è che, pur fuggendo da Milano, e dall'area vasta di Milano, non c'è un'alternativa a Milano. Che rimane la città più avanzata, la più europea, no, quella che ha anche il più pil... forte. Il PIL dell'Italia dell sta a Milano. Però motore. è chiaro che questo significa che bisogna necessariamente ripensare questa città, ma in maniera radicale. Quindi ho cercato di impostare il lavoro su più capitoli differenti, il primo capitolo è tutto dedicato alla sanità, ecco, appunto, cercando di essere terzo, cioè di non dare la colpa a questo, o tutto Arcurio, o tutta Fontana, e, no, invece facendo un piano eh, di, di, di analisi. Satti, ma, sì. Fabio Massa, dai che ti interrompo, mi diverto, poi intervenite anche voi perché finalmente per una volta ti facciamo le domande. Tutti quanti, anche, quindi gli ospiti che fanno le domande. A te. Eh, eh, ma questa Milano, no? parliamo anche di Milano, perché Milano, abbiamo parlato della Milano come eccellenza sanitaria. Non possiamo dir di no, guardate le strutture sanitarie di Milano, soprattutto in Milano e provincia, sono le migliori al mondo. Il guarda fra i migliori dieci, mi sembra, ospedali proprio al mondo. Eh, siamo un'eccellenza in quest'area. Però Milano è cambiato ultimamente, ci sono dei problemi. Tu quali problemi vedi? Perché magari adesso possiamo anche un po' parlare della prossima campagna elettorale su Milano. Allora, i problemi di Milano, che sono oltre la parte politica, secondo me sono vari e ben impostati. Primo è la sanità territoriale, ovviamente, anche se non è una competenza comunale, è un fatto. Quando che... tu prenoti una visita, a un esame, comunque i tempi d'attesa ci sono anche di prima. Eh. Questo sicuro, però è anche... parlo proprio del presidio sanitario del territorio, quindi questa è la prima parte. La seconda parte è se la gente lavora da casa, c'è cioè meno bisogno di uffici, quindi lo Sviluppo immobiliare, come avviene? Lo sviluppo e immobiliare, però, sta andando molto bene. Pare, pare però, lo sviluppo immobiliare è quello che stanno costruendo: poi bisogna vendere. Le case che mm. prima bastava avere il bilocale senza neanche il terrazzo perché tanto sotto poi uscivi, avevi la città bellissima che viveva. Quando sei rimasto in casa per tre mesi, magari senza un terrazzo o un balcone, poi capisci che la prossima casa che vuoi la vuoi un po' più ampia in quella maniera perché magari lo smart working andrà avanti. Quindi, questo Oppure è un tema Oppure case tempo. concepite in un modo nuovo. Concepite con degli spazi in un nuovo modo, è, è co come si fanno? Poi c'è la parte, ci sono grandi sfide. Se ci pensate, eh, noi abbiamo uno stadio, Meazza, su cui si è interrotta l'Italia. La, Inter si è interrotto Sembrava che dovesse essere costruito domani mattina, che si dovesse decidere domani mattina, e invece no, è lì impantanato. Perché Firenze. Milano, sa. altro esempio, ci sono tanti punti interrogativi su Milano che non esatto, hanno soluzione oggi. Gli eventi. A oggi. Sì, gli eventi sta che... partendo tutta la riqualificazione degli scali che porterà a una nuova esatto, città italiana. Ma su questo però bisogna discutere, invece non se ne discute. Poi ci sono le cose che io, a cui sono più affezionato perché Milano è la città dei diritti. Cavolo, Milano è la città dei diritti. Qua eh, si tende a non discriminare che, che se ne dica perché basta che uno lavora e il milanese accoglie tutti. Questo è un po' il discorso. Però eh, fin quando non è arrivato un giudice, aspetta, fin quando non è arrivato cioè. un giudice, ti dico solo questa cosa, eh, eh, a Milano eh, che ha detto che i rider, ai rider, quindi a quelli che ci hanno portato a mangiare durante la pandemia bisognava dargli dei diritti, non si è mosso nessuno. C'era una, un azienda... una proposta di legge depositata si ah, Perfetto, bravo Fin quando non c'erano eh, C'è stata la produzione delle fragole Vi ricordate no? questa cosa molto figa Che, eh, che è stata sposata dal centro-sinistra no? Perché le fragole eccetera E poi si scopre che utilizzavano degli immigrati Lì a, a raccoglierle schiavizzati Non potevano neanche bere Io ti faccio un paio di domande Poi no, se i nostri ospiti vogliono insomma, intervenire Ne sarei veramente lieta Allora, innanzitutto eh, è cambiata Milano negli ultimi anni io, sono io ho fatto politica per tanti anni, mi ricordo Palazzo Marino come un po' il centro della politica guardate, non solo Lombarda ma anche nazionale oggi mi sembra che se ne parli poco di Milano non so se è una mia sensazione Verissimo. però Beh, eh, fino a poco verissima, tempo verissima, fa era proprio il centro dell'attenzione, devo dire che anche l'attività dei giudici <ride> avevano un po' esasperato questa situazione è dubbio, eh, ma poi si parla di mi Milano perché Milano era una complessità quindi c'era la parte sportiva c'era la parte degli affari c'era la parte certo, immobiliare certo. e poi pensiamoci una grossa parte di Milano è la parte della cultura no? certo. la cultura la scala però, e questo è infatti la scala bravo però è una, un, un intero capitolo è dedicato a questo perché la scala come il piccolo teatro sono come la madonnina sotto la gente può morire di fame ma la madonnina rimane d'oro ok e allora abbiamo analizzato i bilanci ho analizzato tutti i bilanci ho, ho capito che cosa che diamo un sacco di soldi alla scala e del piccolo il 90% del tutto, però poi il 10% se lo devono dividere tutte le altre realtà culturali del territorio, quindi c'è una disparità. Ora, questa pandemia ha fatto venire fuori il problema: che questa città va ripensata dalle basi. Quindi Dai, ho scritto un libro calma. che è quasi un programma politico, non per me, ma per chiunque si compra. Però mi di... sembra un po' ah. il tuo libro, una disamina che racconta una grande Milano, la grandeur di una città che ha tante belle cose, ma manca una regia. Cioè, Beh, mi sembra che un momento ci siano qua veniamo da un anno cose che sono, sono veniamo, importanti perché sono quelle cose lì ma è, manca una regione era un treno in corsa che ha dovuto affrontare così come la sanità lombarda il problema del Covid quel treno in corsa è lì è tutto sui binari e Milano risorge però i grandi appena leader si rimette in moto scusami però i grandi scala, leader stanno gestendo la gestiere, fiera cioè tutte le, le forze dobbiamo chiudere di Milano. Le forze di Milano sono tutte lì pulsanti. Ma è no, a Milano, Milano non c'è modo per fuggire da Milano. Quindi, fuga dalla città è quello che ci hanno provato, ma torneremo qui. perché torneremo. questa Il è futuro è la del mondo è nelle città e, ancora di più, a Milano. Io saluto tutti i nostri telespettatori con il libro di Fabio Massa e anche i radioascoltatori e i nostri gentilissimi ospiti. Grazie, Siete grazie i benvenuti o, o, ove vogliate ritornare in qualsiasi momento. Noi siamo qui, io e Fabio Massa, su The True Show. Noi siamo attenti a quei due. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Fuga dalla città. <ride>